Abbiamo organizzato una serie di gare per stabilire chi tra noi abbia le migliori capacità atletiche. E io a cosa vi servo? Infami resistenza! Spike, a chi stai parlando? Ecco, a loro! Via! 17 secondi! Dici sul serio? Ho battuto il record del rodeo dell'anno scorso! Partenza, via! Certo che sai come usarli, quegli zoccoli, Rainbow Dash! Grazie, ma non so se sono stata più veloce di te! Qual è stato il suo tempo? Ehi! Rainbow Dash vince lo slalom! Via! Rainbow Dash si aggiudica la gara del rodeo! Ci troviamo a metà gara! I nostri due concorrenti hanno pareggiato 5 a 5! Mi spieghi con chi stai parlando? Con loro! 95, 90... Ok, ragazzi, siamo giunte all'ultima gara! Dovete mettercela tutta! Twilight, sbrigati! Arriveremo tardi per la corsa! Come mai questo interesse per la gara? È riservata ai pani! Tasta a sentire, gentili puledre e puledri! Benvenuti alla nuova corsa delle... Twilight, si può sapere che cosa ci fai tu qui? Partecipo anch'io! Balla questa, Twilight! Non sto scherzando! Non sono intellettuale, sono solo istruita! Intellettuale? Ma hai mai partecipato ad una gara? Veramente no! Ma mi intendo parecchio di corse! Mento! Intellettuali! Allora... L'hai capito! Muscoli oculari! Ridi quanto vuoi, Rainbow Dash, ma la corsa delle foglie è tradizione di Ponyville e siccome sono qui per imparare, voglio vivere l'esperienza in prima persona. Lo so, è veramente meraviglioso! Non parlavo del panorama, Twilight! No, non è vero! Non è vero! Se avessi rallentato e guardato per terra come ho fatto io, avresti notato che si trattava di un sasso! Cosa? Oh, che sciocca! Ne vuole prima di raggiungere Rainbow Dash? Vedi di fare attenzione! Sei inciampata nel tronco, vedi? Oh sì, ho visto! Ho visto e come quell'imbrogliona! Ti sbagli, Applejack non lo farebbe mai, è stato solo un incidente! Voglio dire, sì, ne sono più che sicura! Non dimenticarti che si tratta di un incredibile! Il bosco del Coda Bianca è bellissimo! Di qua, pensavo che fossi in testa! Ho la vittoria in tasca adesso! Già, peccato che gli altri concorrenti ti abbiano superata! Per tutte le criniere! Ci vedo! So di non essere una sport... Oh no, ma sono arrivata al quinto posto! Un buon risultato, direi, considerata la mia inesperienza! Cosa? Esatto, mi sono data un ritmo, come spiegava il libro, e alla fine, quando gli altri erano senza energia... Beh, con tutto il tempo che avete perso è stato piuttosto facile! Hai ragione, Twilight. Abbiamo avuto un pessimo comportamento. Già, tutto tranne che sportivo. Izione. Ma quello che conta mi sembra un abito. Oh, mi dispiace tanto, Rarity, ma mi servirebbe un piccolo favore. No, 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 no! Non puoi indossare questo vecchio straccio! Devi metterne una incantevole per il galà e lo cucirò io, non c'è problema. Anzi, sarà un piacere. Oh, sei davvero gentile a proporti, Rarity, ma proprio non mi sembra il caso. Hai già troppo lavoro. Questo abito va bene. Ma... Niente stosta! Beh, in tal caso... Ti ringrazio per la gentilezza, Rarity. Conoscendo i tuoi lavori, sono più che certa che verrà una meraviglia. Ok, sì, perché no, visto che ti fa piacere. Ma non voglio che sia troppo... frufru. Fidati! Attenzione, gente! È davvero un'ottima idea, sempre che tu sia sicura. Ok, potete aprirli! Caspita, sono... Sì, sono... Esatto, particolari! Adoro le cose particolari, sono la mia passione! Sono molto belli! E ti ringraziamo per esserti data tanto da fare per noi! Beh, il mio me lo immaginavo più bello! L'ha chiesto... Beh, in tal caso, grazie ancora, Rari. Sai, le stelle sulla cintura vanno riprodotte con accuratezza. La cintura di Orione è composta da 3 stelle. Come vedi, questa costellazione è il cane maggiore. Non è vero che tutti ridono di te, Rari. In realtà sì. Shh. Esci di lì, parliamone insieme. E adesso che si fa? Ci agitiamo. Ma è la tua risposta a tutto. Beh, non la possiamo lasciare in questo stato. Finirà per diventare una gattara! Ha soltanto un gatto! E io in
preparato questo. Symphony si offre di farti un favore, confezionandoti un abito stupendo. Non bisogna essere super critici su un gesto tanto generoso. In altre parole, a cavaldonato non si guarda in bocca. Non ti distrarre, Spike! Scusa. Perché funzioni Insomma, con la magia è necessaria la massima attenzione. È molto importante. E anche difficile. Guarda. Non farci caso, è sempre la solita Pinkie Pie. Oggi direi super extra Pinkie Pie. Ehi, Pinkie Pie, per tutti i pony di Equestria, che cosa stai combinando? Oh, è la mia coda! È la mia coda! È tutto un fremito! Lo sai che cosa vuol dire? A dire la verità, non ne ho la più pallida idea. Oh, Pinkie, non deve piovere. Non c'è neanche una nuvola. Il ranese ha detto bella presa. Coraggio, Spike. Cerchiamo un posto senza confusione per fare esercizio. Caspita, è stato pazzesco. Pinkie Pie ha previsto che sarebbe caduto qualcosa. Oh, andiamo. Ha detto che qualcosa sarebbe caduto e una rana è caduta in quel momento sul mio muso. È una coincidenza. Nient'altro che questo. La coda! La coda! Sto credendo! Sta per cadere qualcos'altro! Oh, Pinkie, ti prego. Non c'è niente che sta... Oh no, Twilight è caduta! Non è stato pazzesco? Oh, per favore! Twilight? Due coincidenze di seguito possono sembrare improbabili, ma sono pur sempre più credibili della coda fremente che prevede il futuro. La coda fremente? Una previsione? Oh, insomma, non dirmi che credi a questa storia assurda! Un bagno! Questa storia sta diventando sempre più ridicola! In poche parole funzionato. E quando le ginocchia si fanno sentire, sta per succedere qualcosa di tremendo. E adesso si fanno sentire. Poi non mi convince per niente la storia dell'intuito speciale. Sono sicura che sia solo una sciocchezza. Che c'è di inverosimile? Tu fai magie, c'è qualche differenza? E come? La magia si deve studiare e praticare. Dipende molto dalla volontà di chi la esercita e allo scopo di realizzare una cosa specifica che si vuol far accadere. O io le chiamo combinazioni. Questo significa che nel cielo sta per apparire un bellissimo arcobaleno. Certo, come no. Oh, oh. Sento che sta per... Avevi detto che sarebbe apparso un bellissimo arcobaleno. No, 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 hai capito male. Quella combinazione è orecchio, ginocchio, poi occhio. Questa invece è orecchio, poi occhio, poi ginocchio. Che vuol dire attenzione alla porta che si... Ma è così assurdo, io non ci credo. Tu non vuoi crederci perché non riesci a capire. E adesso? Sempre niente. Mi stai prendendo in giro. Per tutto il giorno hai avvertito continui fremiti. E adesso che ti ho collegato alla macchina, neanche uno. Io. Non ha alcun senso. Voi due vi siete messi d'accordo? Non lo posso accettare. Questa storia è ridicola. Non ha alcun senso. Devo scoprire che cosa c'è sotto. Insomma, Spike, non sai far altro che girare di soppiatto. Mi dispiace, ma... Beh, non è quello che stai facendo tu. No! Io conduco una ricerca scientifica. Sto osservando Pinkie Pie. Nome scientifico, Pinkius Picus, qui nel suo habitat naturale. Pinkius, che cosa? C'è qualcosa di sospetto in questa storia del fremito preveggente e io intendo andare a fondo. Quindi, andiamo, Pinkie Picus si sta muovendo. Non ha alcun senso. Da come se dovesse accadere qualcosa. Ma è il fremito della coda che indica qualcosa che cade e non il naso che prude. Che? Forse che il fiore è profumato. Aspetta, vedo qualcosa. Ecco l'orecchio. Adesso l'occhio e il ginocchio. Un momento. Questa è la combinazione che precede l'apertura di una porta. Guarda, ti dimostro che non c'è niente di cui aver paura. Hai visto? Aspetta, ti do una mano. Va bene. Prendi nota. Sta zitto! Non dobbiamo farci scoprire da Pinkie! Arriva qualcosa! Arriva qualcosa! Mettiamoci in salvo! Spike, adesso basta! La tua reazione è... Eri accorta!
qualunque cosa significhi, è un fatto nuovo. Sta per accadere qualcosa di inaspettato. Fluttershy è diretta bene. Ehi, gente, datevi una calmata. Per ora l'unica cosa certa è che Pinkie Pie ha avuto i brividi. Ecco tutto. Pensavo che non credessi a questa storia. Infatti è così. Voglio solo essere presente per non perdermi l'espressione di Pinkie quando vedrà che è tutto a posto. Arci d'accordo. Hai freddo? Vuoi qualcosa per coprirti? Amy. So che non dovrei vantarmi, ma... Vi avevo detto che non c'era da preoccuparsi e avevo ragione io. Pinkie Pie ha detto che il motivo dei brividi era una novità. Ma la sola novità è che non abbiate creduto a me. Twilight? Pinkie ha fatto molte previsioni oggi, ma... ma da dove viene questo puzzo? Pinkie, presto! Forza, sulla collina! Sto arrivando, Spike! Tieni duro! No, sarà qui in un baleno! Presto! Trasformare l'idra in topo? No! In scoiattolo? No! In un... in nessun altro genere di roditore! Si sta avvicinando! Prova a distrarla! Voi due... Cosa farebbe un pony coraggioso come Rainbow Dash? E per me quello che è successo è più che nuovo. Come? Qualunque fosse il fatto nuovo in questione, il mio istinto dice che non è ancora accaduto. Ma io... Cosa? Vuoi dire che non era l'idra? Ma come può non essere l'idra? Quale sarebbe il fatto nuovo allora? Io mi arrendo. Scusa. Ora basta. Non posso più combattere. Non riesco a capire come, cosa, né perché. Solo perché non la comprendo non vuol dire che sia falso. Stai dicendo che ci credi? Già, proprio così. Quale? Che vuoi dire? Il tuo cambiamento! Non avrei mai pensato che succedesse. Ed ecco il fatto nuovo. Ora che ci penso bene è super mega ultra nuovo. Che c'è, Spike? Non pensavi di vedermi con un cappello ad ombrello? Che altro dice la tua coda? In questo mondo ci sono cose meravigliose che non si possono spiegare, ma questo non significa che non siano vere. Ti serve un'amica che ci indichi la strada. Ricomincia! Chissà cosa dobbiamo aspettarci questa volta. Ho passato quasi tutto il weekend a studiare. Di convinzione! Di cosa state discutendo? E che cos'è? Non voglio perdermi questa occasione. Che cos'è un arco bumsonico? Passi troppo tempo sui tuoi... Sarai in grado di eseguirlo anche senza usare le ali. Caspita, se le cose stanno così, la vittoria sarà tua di sicuro. Il primo premio consiste in una giornata in compagnia dei Wonder. Chi mi trova in questo caos l'incantesimo per volare? Qua, pagina 26. Incantesimo per far volare un pony terrestre per 3 giorni. Oh, sembra molto complicato. Io non so se sono capace. Devi provarci lo stesso. D'accordo. Ma chi si rende disponibile a far da cavia? È un incantesimo che dà le ali per 3 giorni. La City? Sì! Dai, che bella idea! Su, andiamo, andiamo! Eccola qui. La più importante. I Pegasus Pony della storia vengono da nuvole di ragnatele e rugiada mattutina. E sono incredibilmente fragili. Visto che siamo quassù, sarei curiosa di vedere dove fanno il tempo. Ripiega quelle ali e smettila di pavoneggiare. Ehi, che c'è, Rainbow Dash? Va tutto bene? Non hai una bella... Mi è piaciuto il numero 7. Non è facile fare 15 rotazioni di...
Lasciata prendere così da quelle meravigliose ali. Ho perso ogni controllo. Tranquilla, non ti preoccupare, andiamo bene. Light Sparkle, questa esperienza ti ha insegnato qualcosa sull'amicizia? Ma certo, principessa. E credo che anche Rarity abbia imparato qualcosa. È proprio vero. Ed esserci sempre per gli amici. Molto bene, complimenti.